Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale, sono Daniele, sono un e-commerce manager, sono l'unico che ti parla in Italia di dropshipping su eBay, Amazon e in generale sui marketplace, ma non solo, anche di finanza personale e su come gestire i propri soldi per aumentare la propria ricchezza. Oggi ti voglio parlare di eBay, quindi se vendi su eBay o se fai dropshipping su eBay e ti voglio spiegare, raccontare come gestire 10 negozi eBay. Io ho in gestione più negozi, svariati negozi, e voglio condividere la mia esperienza con te per darti utili consigli. Quindi resta qui. Bene ragazzi, eccoci qua. Da oggi ritorna la presenza settimanale, quindi usciranno 3 o 4 video a settimana. Voglio incrementare il calendario, ho sistemato un po' la mia vita lavorativa, quindi ho più tempo da dedicare a YouTube. Vedo che siamo praticamente quasi 1000, grazie a tutti. Iscrivetevi, mettete mi piace, così mi spingete e torniamo a crescere tutti quanti insieme. E torniamo a parlare di eBay, un argomento che vedo avete molto a cuore, e voglio spiegarvi come gestire 10 negozi eBay. Sono 10, è un numero casuale, potrebbero essere 20, potrebbe essere 5, ma è importante capire che gestire più negozi eBay non è come gestirne uno solo, anche perché la maggior parte delle persone non sanno gestirne uno, quindi difficilmente ne sanno gestire più di uno. Perché? Perché eBay è una piattaforma complessa, ragazzi, è il terzo marketplace per grandezza al mondo, dopo Amazon, dopo AliExpress. Quindi dobbiamo innanzitutto capire come funziona la piattaforma. Ne ho parlato a lungo nel canale, trovate un sacco di video, andatevi a guardare, sulle sospensioni, sulle restrizioni, su come aumentare le vendite, vi ho spiegato di tutto, c'è ancora tanto da spiegare, e oggi andiamo un attimo a capire su come affrontare la gestione di più negozi. Perché? Perché eBay, vedete, a differenza di Shopify per esempio, che riferendoci a dropshipping, ma questi discorsi valgono anche se fai vendite con un tuo stock, se hai un magazzino, a differenza di Shopify o di un negozio proprietario, dove scali in verticale. Cosa significa scalare in verticale? Significa che hai il tuo sito e per scalare devi acquisire più clienti, devi acquisire più traffico, e quindi scali seguendo questa linea verticale, ok? Su eBay, ma anche su Amazon e su altri marketplace, si scala in due modi. Si scala sia in verticale, come abbiamo appena detto, acquisendo nuovi clienti, portando più traffico nel negozio, ma si scala anche in orizzontale, ed è questo un vantaggio chiave di vendere in dropshipping o vendere in generale su questi marketplace. Cosa significa scalare in orizzontale? Scalare in orizzontale significa che tu hai un account eBay con un determinato numero di oggetti. Cosa fai? Apri un altro account eBay, apri un altro negozio eBay e metti un altro numero di oggetti. Così scali sia in verticale che in orizzontale. Ora ovviamente ti starai chiedendo, ok, ma perché non aumentare semplicemente la quantità di oggetti in un negozio eBay? Allora, dovete capire diversi fattori. Ci sono i fattori di rischio e i fattori logistici. Per quanto riguarda i fattori di rischio, dovete capire che su eBay possono accadere restrizioni, sospensioni momentanee, richieste di documenti, viro, che sono le violazioni di copyright, tante altre cose, tanti altri fattori che possono rallentare o stoppare le tue vendite per un tempo più o meno lungo o indeterminato. Quando accade questo, resti ovviamente senza vendere, resti senza negozio. Se tu hai scalato in orizzontale, anche se un negozio è temporaneamente disabilitato per qualsiasi motivo, per esempio può anche andare sotto performance e hai meno visibilità, cosa che non dovrebbe assolutamente accadere. Se guardi il mio canale sei certo che non ti accadrà, fate vedere i video dedicati su come vendere su eBay. Quindi se un negozio è momentaneamente disabilitato, momentaneamente sospeso, puoi continuare a vendere e non ti viene a mancare il cash flow dell'attività. Questo è uno dei motivi per cui scalare in orizzontale a livello di fattori di rischio. Poi ci sono i fattori logistici.
Fattori logistici, quello che dovete capire, ora ci arriviamo appunto di gestire i negozi, però se io non vi faccio questo discorso, voi non avete ben chiaro perché dovete avere più negozi per questo, quindi prima capiamo perché dovete avere più negozi, poi vi spiego come gestirli. Quindi dicevamo, i fattori logistici sono che quello che dovete capire è che eBay, come YouTube, come Google, come Amazon, è un motore di ricerca, perché un sito dove tu cerchi qualcosa, che sia un oggetto, che sia un'informazione, è un motore di ricerca. Non ha importanza se poi lo chiami Google o lo chiami eBay, è un motore di ricerca. Quindi come motore di ricerca ha degli algoritmi, un algoritmo che permette di trovare gli oggetti. Gli oggetti non vengono trovati solo sul prezzo più basso, gli oggetti vengono trovati su centinaia di variabili in base alla persona, in base alla cronologia del suo browser, in base alle variabili, in base alle ricerche passate, in base a tante cose. Quindi non è solo una questione di prezzo, anzi il prezzo non c'entra, e non è nemmeno una questione di negozio. Ora, come motore di ricerca, eBay ha ovviamente l'interesse di dare il miglior risultato al cliente giusto, ma deve anche garantire le vendite più o meno a tutti i venditori, se no perde le fees, perde venditori, perde market share sui seller. Quindi quello che succede è che anche se ci sono quattro oggetti totalmente identici, stesse immagini, stesse descrizioni, attenzione, creare più account eBay degli stessi oggetti è contro il regolamento, ok? Stiamo parlando di esempi per farvi capire il concetto. Ci sono quindi quattro oggetti con le stesse immagini, con le stesse descrizioni, con gli stessi prezzi, identici, ok? eBay non è detto, ma con prezzi diversi, ok? O prezzi uguali, comunque eBay non è detto che mostrerà tutti gli oggetti all'utente o che mostrerà l'articolo fra questi uguali e costa di meno. L'oggetto che mostrerà può variare in base a tanti fattori. Qua cominciamo a capire il motivo su perché dobbiamo avere più negozi. Ora abbiamo capito questo concetto. Va bene, come gestire più negozi? Allora dobbiamo dividere, innanzitutto dobbiamo avere un centro unico, ok? Se noi abbiamo 10 negozi eBay, non è possibile che entriamo su ogni negozio ogni due ore per gestire le varie logistiche, come i messaggi, come i resi, le controversie e tutto questo. Dobbiamo avere un centro logistico. Ad esempio, per me il centro logistico è AutoDS, che è uno dei software leader del dropshipping su eBay in tutto il mondo, con più di 10.000 customers. Trovate tanti video dove ne ho parlato, ne ho parlato anche sul mio corso. È l'unico corso italiano sul dropshipping eBay, su come vendere più di 500.000 l'anno in dropshipping su eBay. Lo trovate su dropshippingchilometrizero.com. Però ci sono anche altri software, se non volete lavorare in dropshipper, come per esempio 3D Seller, che vi permette di gestire il customer service solo da quel sito. Ok? Ce ne sono tanti altri, fate le vostre ricerche, oppure contattatemi a youtube@poolorganization.com, trovate i contatti in descrizione. Ci occupiamo di eBay management, quindi se avete bisogno contattatemi. Quindi una volta che troviamo il nostro centro operativo, andiamo a gestire customer service, l'evasione ordine e tutto da lì. Dobbiamo trovare anche software di automatizzazione che ci permettono di automatizzare certe task come i resi, il template customer service, ok? Perché non possiamo andare a scrivere a ogni domanda, a ogni persona, una risposta unica, ok? Se hai un negozio piccolo, magari puoi farlo, ma se ne hai 10 già di media grandezza e ricevi 50, 70, 100 email al giorno, eBay, non è possibile che vai a scrivere la risposta unicamente a ogni cliente, ok? Per quanto possa essere bello. Ma nemmeno se lo delichi non lo fai tu, ok? Ora ci arriviamo a questo. Quindi trovare il tuo centro logistico, poi devi suddividere, perché ragazzi, se avete 10 negozi, comunque se avete più negozi, avete un'azienda, dovete capirlo questo, non state giocando facendo dropshipping, dovete creare un sistema. Quindi separate i vari blocchi del business, quindi customer service, evasione ordini, gestione e risoluzioni controversie, quali resi, feedback,
e quant'altro, inserimento oggetti, ok? Ci sono tre blocchi principali, poi in base al vostro, alla vostra operatività potete decidere di farne di più o di meno. Insomma, questo è come faccio io e come vi spiego io. Customer service, evasione ordini, risoluzione e inserimento nuovi articoli. Ora, a ogni di questi compiti, in base a quanto siete grandi, in base a quanto vendete, potete avere delle persone che se ne occupano o ve ne occupate voi. Mettiamo il caso che avete, che siete soli, ok? Ve ne volete occupare soli. Con 10 negozi non è possibile, però mettiamo il caso. Avete questi tre blocchi, quindi dedicherete un tempo della vostra giornata lavorativa a ogni blocco, non li mischiate assolutamente, perché mentalmente a livello di produttività non va bene. Quindi avete nel calendario il tempo del customer service e fate il blocco del customer service, avete il tempo delle persone ordini, fate quello e così via, ok? Questo a livello operativo. Se invece avete altre persone, designate ogni persona. Detto questo, ora ci deve essere anche un sistema che vi permette di tracciare tutte le task, perché ovvio il customer service ogni volta rispondete, non vi potete ricordare con 50.000 al giorno quello che avete detto prima, quindi il software vi deve permettere di avere una cronologia, di mettere delle note, di avere dei template pronti, come abbiamo detto, cioè risposte prestampate da inviare ai clienti. Dobbiamo avere tutto questo. Per quanto riguarda l'evasione ordini, in base a se avete il vostro stock, se lavorate in dropshipping, l'evasione ordini deve essere in grado, in modo autonomo, di mandare la richiesta al fornitore o al vostro magazzino o al vostro sistema logistico in modo autonomo. Quindi se lavorate in dropshipping, l'evasione ordini, quindi il blocco evasione ordini, deve, non dovete andare a guardare l'ordine voi manualmente o qualcuno per voi. L'ideale sarebbe che il sistema in modo automatico invii la richiesta al fornitore di spedire l'articolo, o che invii la richiesta al magazzino di stampare l'etichetta, applicarlo e spedirlo, ok? Questo è il modo ideale. Se non ce l'avete, dovete avere qualcuno che fa questa task, ma ovviamente è più dispendioso e non ha nemmeno senso, perché si può automatizzare. Inoltre dovete essere in grado di tracciare gli ordini, di richiamare un ordine passato, di tracciare i resi, perché se un utente vi cerca fra un mese, dovete essere in grado di printare out, quindi di uscire, di estrapolare tutti i dati di quell'ordine in mezzo secondo. Su eBay è complicato, perché devi andare su eBay, se hai 10 negozi devi effettuare un login su ogni negozio diverso, ogni volta su magari dispositivi diversi, e diventa complicato. Quindi devi avere un centro di evasione ordini su cui metti il nickname dell'utente, il nome e cognome o comunque qualsiasi riferimento, e ti butta fuori i dati immediatamente. AutoDS, se fai dropshipping, lo permette, ad esempio, e devi essere in grado di tracciare, devi essere in grado di tracciare quanto tempo manca alla spedizione dell'ordine, assicurarti che i tracking siano caricati in tempo, di avere un software che ti carica i tracking numbers in automatico. Se hai un magazzino, devi avere la pistola che spari e ti carica il codice tracking immediatamente. Se lavori in dropshipping, devi avere dei software che ci sono adatti, ne ho parlato sempre su dropshippingchilometrizero.com, che ti caricano automaticamente i tracking numbers, così che i clienti siano aggiornati ed eviti restrizioni su eBay. Poi abbiamo l'inserimento oggetti, il blocco inserimento oggetti e il blocco di risoluzione. Non deve essere di avere qualcuno che si occupa aggiornamente di inserire gli oggetti, ovviamente in modo automatico. Più automatizzi i processi, ripeto, questo non è un video per chi ha 10 oggetti, non è quello, questo è un video per chi vuole avere 100.000, 200.000, 500.000 oggetti su eBay, ok? O che tu già li abbia, o che tu voglia arrivare a questo punto, questo è un video per te. Se tu hai 5 oggetti e vuoi arrivare a averne 500.000, è un video per te. Se tu hai 5 oggetti e vuoi tenerne 5, non è un video per te. Quindi devi avere un sistema che ti carica automaticamente gli oggetti, e devi avere qualcuno che dà gli input di caricamento ogni giorno. Ogni negozio deve avere un numero limitato di oggetti che mette ogni giorno, non puoi metterne 500.000 in un giorno, ok? No, scusate. Dipende anche la storicità del tuo account, dipende quanti oggetti puoi caricare nell'account. Se non ne sei sicuro, ti consiglio di consultarti con me, scrivimi sempre su YouTube, coachorganization.com, e valuteremo, analizzeremo insieme il tuo account. Abbiamo esperienza quinquennale su eBay, quindi posso aiutarti sicuramente. Ma devi creare un sistema che ti carica un tot di oggetti
Se per esempio mettiamo che il limite di sicurezza del tuo account per evitare sospensioni sia caricare 5.000 oggetti al mese, è inutile che li carichi tutti in un giorno, rischi solo di essere sospeso e non ottimizzi la tua visibilità. Quello che puoi fare, 5.000 oggetti sono più o meno 170 oggetti al giorno, quello che puoi fare è fare un sistema automatico e ti carica 170 oggetti al giorno. Quindi caricare a fine mese circa 5.000 oggetti, ma caricandoli ogni giorno avrei ottimizzato perché eBay vede che metti sempre oggetti e sei attivo e quindi ti pusha, ti dà più visibilità. Questo è il modo di caricare oggetti. La risoluzione controversi di avere un centro operativo che ti permette anche, per esempio su AutoDS per farlo, su 3D Seller mi sembra per farlo pure, di richiamare le controversie di ogni account. Quindi non c'è bisogno che entri su ogni account per caricare ad esempio le etichette di reso o per risolvere controversie, ma lo fai da un unico software che ti dà la lista di tutte le controversie di tutti gli account e di gestirli lì. In questo modo, questo è l'unico modo, ragazzi, per gestire correttamente più negozi, è l'unico modo per scalare in modo sicuro e in modo esplosivo. Non ce ne sono altri. Gli altri sono tutti grezzi, ti danno un dispendio energetico, un dispendio di tempo molto molto elevato che non conviene. Ovviamente ragazzi, i software hanno un costo, ovviamente la formazione per questo genere di cose ha un costo, ovviamente le perdite ci possono essere inizialmente in tempo delle perdite, ma vi ripeto, questo non è un video per gli amatoriali che vogliono vendere pochi oggetti al giorno, questo è un video per chi già vende o chi vuole vendere. Se tu vuoi già vendere devi avere un budget, devi costruirti un budget, devi spendere. È inutile, ragazzi, ve lo ripeto, lo dico in video e lo ripeto ancora, se avete 50 euro, 100 euro o non volete nemmeno spendere 50, 100, lasciate stare. Ci vuole, ma questo anche per Shopify, chi vi promette di costruire business senza soldi vi sta mentendo, vi sta raggirando, perché non si può costruire un business senza soldi. Poi la spesa può essere di più, può essere di meno, ma comunque servirà, e anche se non serve si deve avere il budget pronto a iniettare, perché non è possibile che poi un business fallisca solo perché non si vogliono iniettare qualche centinaio di euro. Cioè non c'è ragione, non supera il livello di logico di cui si può pensare, ok? Ragazzi, vi chiedo di iscrivervi, mettere like al video e di rimanere aggiornati, di cliccare anche la campanella e le notifiche, perché ora usciranno tanti video su dropshipping, su eBay, ma anche su Facebook dropshipping e altri marketplace inediti che ancora in Italia non vi ha portato nessuno. Non vi spoilerò niente, ma vi aspetto ai prossimi video. Ciao ragazzi, alla prossima!